25 novembre. Così parla il Signore. Trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime. C'è speranza per il tuo avvenire. Geremia capitolo 31, versetti 16 e 17. Gesù il Consolatore. Quante volte abbiamo cercato di consolare qualcuno o altri hanno fatto lo stesso con noi? Quante volte le parole di una persona a noi cara ci hanno fatto del bene in un momento di dolore? Per quanto utili, preziose e care sono le parole di un amico, sono sempre limitate. Mentre Dio ha sempre una parola di conforto, Egli dà sempre una speranza, perché non soltanto può dire, ma può fare. Il Signore ti dice in questo nuovo giorno di trattenere il tuo pianto e gli occhi tuoi dal versare lacrime, innanzitutto perché Egli vede e conosce il tuo dolore e sa più di ogni altro come consolare il tuo cuore abbattuto. Inoltre, rivolgersi a Cristo come personale salvatore, confidare a Lui il peso che ci attanaglia e che ci appesantisce, ci fa trovare speranza per oggi e per il nostro domani. Siamo cari al Signore e pertanto ogni nostra lacrima non gli è nascosta, e quando una sola di esse scenderà dal nostro viso, Lui sarà lì, pronto a consolare e a dare al cuore triste speranza e certezza. Se oggi il pianto vuole uscire dalla tua bocca, trattienilo e rivolgiti in preghiera a Gesù e trova in Lui consolazione vera e pace profonda.